Adesso però devi cantare solo c'è. Un aiuto sul testo? Soffice chi ti canta, chi ti belmi c'è tutto. Ah, gioca chi ti dormi, chi ti io? Mi diverte, sento una cosa. La mia cara amica. È una grande attrice anche lei. E canta in giapponese. Come te la cavi con il giapponese? Come ti vuoi? Un'altra domanda? No, mi vuoi mettere in difficoltà? Onegai, onegai, na 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 dico la gara, tra l'altro, non so se quella che c'è, ma insomma, la gara, opportuni, quasi, no, c'è possibile, e invece, in questo anno, più di anni, questa eroina che combatteva con la spada, e dopo ci mezza a portare, e guarda che in Italia, e non lo fa, Allora, in Atlanta è successo così. Atlanta aveva era stata portata in Italia da una società che portava le cartelle animali. Questa società ha venduto anche l'altra in Italia, però. Ha fatto il gioco. È successo che questa società probabilmente è fallita o ha avuto dei problemi e quindi non ha più comprato delle puntate successive. Mediaset giustamente crede per accontentare i fan che seguivano la serie e portare la fine di questa serie in Italia, ha scelto a un certo punto di comprare questa serie un anno dopo, ma di darla ad uno stabilimento che conosceva, cioè con il quale lavorava spesso, che non era lo stesso con cui lavoravo io nel fare anche altro, cioè la vita. È arrivato questo cartone animato anche la CGV non è stata interpellata perché Mediaset di ripeto aveva chiamato quest'altra società. Quest'altra società ha guardato il cast e non ha chiamato i doppiatori, perché ovviamente erano su un altro territorio, erano dei doppiatori che si trovavano a Milano, non eravamo dei doppiatori romani. Tu mi dirai, ce l'ho avuto a fare con i doppiatori di Milano. Io sono stato chiamato per fare Chiedua, però solo io. E nel rispetto della società che mi aveva chiamato a fare la prima edizione, le prime 49 puntate, ed essendo stato l'unico che era stato interpellato, io ho voluto dire di no, non ho potuto fare cose perché mi sarei trovato. Poi gli infogliati di quella giustamente se dovevo essere richiamato io, sarebbero dovuti stati, dovevano essere richiamati anche i miei colleghi, cosa che invece purtroppo non è successa. Non mi chiedete perché, perché non lo so. E allora a quel punto ho dovuto dire di no, perché mi sarei sentito che anche l'unico fosse scorretto di lavorare con una società con la quale non avrei potuto lavorare.
è stato un grande onore lasciarlo, perché per me è stato un personaggio meraviglioso. La colpa non è della società di Milano, certo, vorrei spiegare questo. La società di Milano non c'era solo me, quindi niente ha fatto il fatto di me. Sono stato io che ma perché le femmine hanno il punto più alto, quello più facile però, invece e quindi per non fare torto la femmina di Cicollo non ha succhiato quel falso di Cicollo laggiù, fuori c'è un falso di Cicollo.